che camurria sta minchia di cicalino che non finisce mai, anche se ho allacciato la cintura. Ciao a tutti, siamo qua con il primo tutorial sulla Fiat Grande Punto. Appena presa, sono contentissimo, piacerebbe fare anche una recensione, vabbè, comunque intanto, purtroppo appena presa, naturalmente usata, ha avuto il suo primo problemino. La cintura di sicurezza, una volta inserita, non veniva riconosciuta dal sensore. Di conseguenza il cicalino continuava a suonare come se non l'avessi allacciata. Quindi che cosa ho fatto? L'ho aperta, ecco qua, vedete il guscio, purtroppo il guscio è incollato e quindi ho dovuto proprio rompere da una parte i perni e togliere la colla con un cacciavite, potete usare anche un coltellino, dopodiché si sfila da sotto e viene via, così dall'altra parte può rimanere integro. Altrimenti dovete separare i due gusci, ma poi così basta una goccetta di colla qui ed è tutto a posto, altrimenti poi bisogna mettere la colla anche dall'altro lato. Bene, rivela il meccanismo. Il sensore incriminato è questo, che alla fine io pensavo fosse un interruttore o chissà che, in realtà niente di tutto ciò. Guardate, si fa scattare questo dentino e il sensore viene via. Cosa succede? Ecco qua, vedete qui dentro c'è un contatto a scorrimento e un altro invece dove va ad appoggiarsi un dente metallico che, beh, adesso non si vede ma comunque è qua. Quando la cintura entra, scende un dente metallico, si infila qui e non va a far altro che a chiudere un circuito. Uno dei due contatti è molto ossidato, quindi appena scende il gancio la spia si spegne e subito dopo si riaccende. Con lo stesso molleggio del tasto qui sale quel tanto che basta per non fare più contatto. Ora a questo punto abbiamo tre possibilità. La prima, tentare di ripristinare questo sensore, ed è quello che farò. Proverò a pulire bene i contatti, metterci un po' di svito, disossidante, qualsiasi cosa, ma soprattutto pulirli bene perché sono molto molto ossidati, ci sono proprio incrostazioni. La seconda possibilità è quella di sostituire in toto questo sensore, che probabilmente si trova anche in commercio. Se non si trova, questa possibilità non c'è. Comunque io non l'ho neanche presa in considerazione, perché passo direttamente alla terza possibilità ed eccola qua. Oggi, tornando da lavoro, non ho fatto altro che metterci una chiave qui in mezzo a cortocircuitare questi due contatti, questi due terminali, e il cicalino si è zittito. Quindi, sistema più semplice del mondo, pezzettino di fil di ferro attorcigliato qui intorno e chiuso, e abbiamo risolto il problema. Oppure, se vogliamo fare una cosa più pulita, pezzettino di filo di rame saldato e abbiamo escluso definitivamente il sensore. Chiaramente escludere il sensore non significa non allacciare la cintura. Allacciate sempre la cintura, perché oltre a prendere la multa ne va della vostra sicurezza. Ecco, vedete, provo a spruzzare disossidante secco sui contatti e grattare con la spazzola metallica per pulirli. Vediamo un po' se sortiamo qualche effetto. Il problema qua è che i sensori non si riesce ad andare a sollevare, perché qui è tutto chiuso e quindi se non ci riesco così, alla fine mi toccherà escluderlo. Proviamo a riagganciarlo e vediamo cosa fa. Come era prevedibile, la spia non si spegne, quindi passeremo al piano C. Escludiamo il sensore.
Bene, per questo mini tutorial è tutto, e grazie di avermi seguito, se vi è piaciuto mettete il mi piace e iscrivetevi al canale, e spero che sia, anzi sarà sicuramente il primo di una serie di tutorial sulla grande punto, e questa è una grossa novità, e quindi alla prossima, ciao a tutti! Non serviva la faccia stavolta. Houston, abbiamo un problema.